Ciao a tutti, io sono Stefan Cioc, non sono un esperto della materia, sono un utente e mi limito soltanto a portarvi la testimonianza di quanto si fa comunque non lontano da qui, nella città capoluogo della regione a noi vicina, il Veneto, e per la precisione per quel che riguarda il rapporto fra gli stadi del Comune di Venezia e il Comune stesso. Queste informazioni sono state fornite nel corso di un evento di formazione del Partito Democratico, chiamato Buone Mani, un tanto solo per spezzare una lancia per un partito che ogni tanto qualche buona pratica la trasmette anche in giro sul territorio. Allora, il sito del Comune di Venezia, www.comunevenezia.it, è un sito che ha obiettivo quello di fare nella pubblica amministrazione una casa di vetro, cioè di dare ai cittadini la maggiore conoscenza possibile su quello che succede nel Comune. È stato definito dal suo realizzatore Enzo Bon un'opera collettiva d'ingegno, nel senso che al sito partecipano più di 250 persone del comune. Il sito riceve più visite di quelle dei principali portali di informazione della città di Venezia ed è strutturato inoltre per cercare di ovviare alcuni tipici problemi di siti istituzionali come l'autoreferenzialità. Si affianca anche alla presenza del comune sui principali social network, da Facebook a Twitter. Questa è la pagina Facebook del Comune di Venezia, che arriva ad oggi 4.000 amici, cioè 4.000 persone che sono fan di questa pagina, e dove vengono fornite informazioni dalla protezione civile agli eventi che si svolgono, per esempio adesso per il carnevale. Non funziona la freccia all'indietro. E dicevo, sì, il sito in quanto tale invece presenta una serie di servizi innovativi, fra gli altri c'è il servizio di cittadinanza digitale per l'accesso al wifi nella città, consente a tutti i residenti del comune ed anche a coloro i quali studiano o lavorano o comunque insomma hanno relazioni giornaliere con Venezia di poter usufruire della rete wifi in città, questo sistema che è già attivo da un po' di tempo. Oltre a questo, il sito prevede anche una serie di altri servizi che sono fatti per consentire ai cittadini di trovare informazioni in modo abbastanza rapido. Una delle cose che spesso succede con i siti istituzionali è che uno cerca una qualsiasi informazione e ci mette 4 giorni a trovarla perché il sito non è fatto per fornire ai cittadini la possibilità di trovare rapidamente le informazioni. Qui quindi si trova anche sulla pagina del comune un collegamento chiamato Mi Interessa, dove si trovano magari commenti. C'è data anche la possibilità di fare tutta una serie di cose online, per esempio un autocolente e multe possono essere pagate tranquillamente online tramite carta di credito, tramite carta prepagata, accedendo appunto dal sito del comune di Venezia, come vedete può essere effettuato con Visa, eccetera. E quindi anche altre cose possono essere fatte, per esempio le comunicazioni di variazione ICI, altre richieste di certificati, possono essere compilate richieste per esempio relative alle ATER o agli alloggi. Queste sono tutte cose che sono già attive da un paio di anni e che quindi insomma vengono realizzate. Il sito è poi legato ad un'altra serie di siti rivolti ad argomenti specifici. Uno è quello che vedete, Venice Connect, che è legato soprattutto al tema del turismo e quindi punta molto sull'inglese, su fornire ai turisti che arrivano a Venezia le informazioni fondamentali sulla città, di come, dove, come, quando. Soprattutto questo è interessante, Iris fornisce ai cittadini la possibilità di segnalare all'amministrazione comunale i piccoli lavori di manutenzione che sono da fare, per esempio strade, pavimentazioni, asfaltature e cose di questo tipo. Consente quindi al cittadino di segnalare su una mappa il comune, guarda che nella via tagli ci sono delle buche. Da quando il servizio è stato istituito sono arrivate oltre 1500 richieste, alle quali per la maggior parte l'amministrazione ha già dato risposta dicendo le possiamo fare, noi le possiamo fare, e in quasi la metà dei casi è anche stato effettivamente fatto un intervento. Poi io vi chiedo, aggiungo anche, in caso di tesi si potrebbe pensare a collegare un servizio del genere anche alle circoscrizioni. Altri due servizi, il primo è legato al traffico del canale grande di Venezia, fornisce informazioni in tempo reale su quelle situazioni di traffico delle banche. Il secondo è legato ai posti banca di Venezia, sono due servizi che funzionano in tempo reale 24/24. Sono sistemi di monitoraggio, vi chiedo se è così pensare di fare cose simili anche per quanto riguarda traffico e parcheggi nel caso di Trieste. Ultima cosa, il sito è legato al piano di protezione civile comunale. E sul sito si trova una banda di vari colori, verde se è tutto a posto, giallo se ci sono delle allerte, rosso in situazioni di grave pericolo.
In quel caso, in caso di emergenza, il sito è fatto apposta per supportare un traffico 4 volte maggiore del normale. Quindi insomma, ho voluto portare questo esempio di un'amministrazione a noi vicina, e quindi anche facilmente contattabile per avere maggiori informazioni, che ha già fatto tutta una serie di cose che funzionano e che le consentono di comunicare meglio con la propria cittadinanza. Grazie.